2017. Il tipo nella foto sono io, Manuele, lungo quella che è stata la mia prima volta lungo la Greenway, ciclabile di circa 55 km che porta da Treviso fino al Lido di Jesolo. Da allora l'ho ripercorsa altre 5 volte, perché, fidatevi, la fatica merita ogni singolo metro di questo splendido percorso naturalistico. Vi lascio una mappa semplificata con indicati alcuni punti d'acqua e luoghi di interesse attraversati. Detto questo, mettetevi in sella e partiamo. Se avete la vostra bici potete parcheggiare a Porto di Fiera, punto di partenza del nostro itinerario. In alternativa potrete noleggiarne tranquillamente in città. Sometimes I wish that I could just quit. But then the other times there's nobody better than this. Even though you never listen. Partiamo quindi da Treviso, lungo le sponde del fiume Sile, che ci accompagnerà per quasi tutto il tragitto. Dopo non molto arriviamo al cimitero dei Burci, un sito archeologico dove troviamo vecchie imbarcazioni utilizzate fino agli anni 70 per il trasporto fluviale. Fermiamo per una breve sosta a Quarto d'Altino, dove potrete trovare una comoda fontana poco dopo il campanile. Prepariamo con la cremina per attraversare il tratto Porte Grandi Caposile, se non vado errato circa 10 km in cui costeggeremo la laguna. Così tanti. E il problema di questo tratto è che non c'è un filo d'ombra, veramente pochissimi alberi, quindi mi raccomando munirsi di acqua e crema. If I had a thousand tongues, I would sing with everyone. Voices like a mountain song, sing you are my only one. Oh my, days. Life is wonderful. Life is wonderful.
volta compiuto un lungo tratto rettilineo sotto il sole, cerchiamo sosta in uno dei chioschi lungo la strada. Purtroppo, chiosco Camporea e Salsi 17 erano chiusi, ma fortunatamente ne abbiamo trovato un terzo aperto, Frasca Capassi. Gelato ed eravamo pronti a ripartire in direzione Jesolo. Beh,